Il 5 giugno del 1958 i pittori Guido Biasi, Lucio Del Pezzo, Bruno Di Bello, Sergio Fergola, Luca, Luigi Castellano e Mario Persico firmano il manifesto del Gruppo 58, movimento di avanguardia napoletano che prende l'avvio da quello nucleare. Organo del movimento è la rivista Documento Sud, che proclama la necessità di trovare nuove modalità comunicative a cui collaborano in maniera stabile poeti come Sanguinetti e gli artisti Stelio Maria Martini e Luciano Caruso. Al gruppo partecipa anche Franco Palumbo, che dopo la precoce adesione al movimento nucleare, nel 1953 è a Milano insieme a Biasi per incontrare Enrico Bai. Alla fine degli anni 50, nelle sue opere simili a teche, include oggetti prelevati dalla realtà, come lenti, fondi di bottiglie e lampadine. Biasi, trasferitosi stabilmente a Parigi dal 1960, risente degli echi surrealisti, in particolare dell'influenza di Breton, nel colto recupero della storia e della cultura in relazione al presente. Declinazioni più intellettuali del nuclearismo del Gruppo 58 si riscontrano nelle opere di Del Pezzo, dopo il suo trasferimento a Milano, mentre a Napoli l'esperienza di Documento Sud viene proseguita dalla rivista Linea Sud, che invita ad abbattere le barriere fra i diversi linguaggi artistici. In questo modo si può dare vita a nuovi spazi di sperimentazione, in cui figure di artisti, poeti e critici affinano gli strumenti della loro ricerca poetico-visuale. Fra i maggiori interpreti di tale ricerca si distinguono Luciano Caruso e Stelio Maria Martini, che affiancando poesie a collage realizzati con materiale eterogeneo, superano i confini tra parola e immagine. Enrico Bugli, nel ciclo dei praticabili, che rivelano la loro natura dada, è influenzato dalla teoria dell'arte come Luna Park sostenuta da Martini e dalla lettura di Opera aperta di Umberto Eco. Le potenzialità iconiche della scrittura sono sondate da Caruso, che in un gioco intertestuale fra scrittura e oggetto dona tridimensionalità e qualità tattile alla parola. Luca, invece, mediante un collage con immagini e parole prelevati dalla carta stampata, giunge a risultati che richiamano il linguaggio e la tecnica della pop art americana, prefigurando una nuova stagione della produzione napoletana.